Delle banche tiene banco, scusate il gioco di parole, nel dibattito politico di oggi. Al centro dell'attenzione c'è la telefonata dell'ingegner Carlo De Benedetti, dove dice all'amministratore delegato di Intermonte SIM che Renzi gli avrebbe confermato che il decreto sulle banche passerà, e questo 4 giorni prima che il decreto sulle banche fu approvato. Vediamo tutti i dettagli nel servizio, poi ne parliamo insieme. Si fa sempre più rovente la polemica politica sul caso De Benedetti Renzi. Se avessi fatto io come De Benedetti mi avrebbero messo in croce, attacca Silvio Berlusconi. Vedremo come si svilupperanno le cose. Certo, lo hanno preso con le mani nella marmellata. Secco anche il commento dei 5 Stelle. È uno scandalo sapere che Renzi chiamava De Benedetti per dirgli che stava per fare un decreto. L'ingegnere si difende. L'approvazione della norma era ampiamente nota e anche Renzi risponde seccamente. Tutto lecito. C'era un'agenzia di stampa. Valuterà la procura. I magistrati hanno chiesto l'archiviazione per De Benedetti, ma in attesa che si esprima il giudice sarà la commissione banche a dare il parere. La vicenda risale a 3 anni fa, ai tempi del varo del decreto sulle banche popolari. In una telefonata tra l'ingegnere e l'amministratore delegato di Intermonte SIM, Gianluca Bolengo, De Benedetti rassicura Bolengo sul destino del decreto, dicendo di aver avuto la sicurezza che sarebbe stato varato proprio da Renzi in persona. La Consob apre un'indagine, acquisisce la registrazione della telefonata, accerta che la Intermonte SIM, per conto della Romed di De Benedetti, ha comprato titoli delle popolari per 5 milioni, guadagnando 600.000 euro. Sfruttare informazioni private per effettuare operazioni in borsa, traendone vantaggio, è un reato. Si chiama insider trading, l'accusa che pende ancora sulla testa di De Benedetti. E allora cerchiamo di capire quello che è successo, quali potrebbero essere le conseguenze. Lo facciamo con Claudio Borghi Aquilini, responsabile economia della Lega, oltre ovviamente grande esperto di economia. Borghi Aquilini, cerchiamo di capire esattamente quello che è successo e perché questa telefonata potrebbe essere importante. Segnalare con anticipo il passaggio del decreto banche, che cosa vuol dire, che cosa ha voluto dire? Allora parlo con un minimo di cognizione di causa perché ho passato la vita in borsa, da quando avevo 19 anni a quando mi sono ritirato. L'abuso di informazioni privilegiate, tradotto in insider trading, praticamente è un reato che serve per punire gli irregolari del mercato. Vale a dire, il mercato dovrebbe essere aperto a tutti, tutti con le stesse possibilità. È evidente che se nel mercato si lascia libero chi ha delle informazioni precise, che non sono note al pubblico, di speculare, i guadagni di queste persone sono le perdite degli altri. Perché è evidente che se io so qualcosa di una determinata azione e l'acquisto, quello che me la vende, non sapendo questa informazione, perde i soldi che vengono trasferiti dalle tasche a un altro. Un vantaggio scorretto. Diciamo che è una specie di furto implicito, perché io sto togliendo a un ignaro personaggio dei denari per intascarmeli sulla base di cose che io so e lui non sa. In questo caso la linea di difesa è curiosa, perché dicono no, ma sono informazioni pubbliche e così via, quindi non è successo niente. Ma se erano informazioni pubbliche, io, operatore di borsa, e l'ingegner De Benedetti è un clamoroso esperto di borsa, perché lo era già da quando io ragazzino entrai in borsa, cioè buona parte degli scambi in borsa venivano fatti da De Benedetti e dalle sue società, no? Quindi non è che stiamo parlando di uno sprovveduto di borsa. Se io penso che un'informazione è pubblica, quell'informazione non vale niente, per cui non opero sulla scorta di quell'informazione. Se adesso uno mi dice guarda, c'è il titolo di giornale che dice che la Fiat ha chiuso un buon bilancio, questa non è un'informazione sulla base del quale fare delle operazioni segrete o quantomeno sicure, perché è un'informazione pubblica. Lui invece, e se vince chiaramente da una telefonata che conosco strabene, perché il tipo di scambio no, è quello che era pane quotidiano nel mio lavoro, lui dice la so per certa questa cosa. Perché? Perché ho parlato direttamente con la fonte, e la fonte è Matteo Renzi. Quindi Matteo Renzi, che è il dominus del governo, gli ha assicurato che viene passato un decreto,
Questo decreto evidentemente non era di certa attuazione, perché se fosse stata di certa attuazione tutti lo sapevano. Lui non avrebbe comprato dei titoli sulla base di questa informazione. Chiede addirittura all'operatore cosa consiglia di fare sulla base, sulla scorta di questa operazione a lui nota e ad altri no. E la cosa incredibile è che dice: io ti faccio un bel pacchetto, e se ne adombra anche un'altra, non la Popolare di Vicenza. Cioè, e a questo proposito, perché, tra pochissimo, perché carina è la telefonata, chiedo... no? C'erano delle persone che invece venivano fregate con la Popolare di Vicenza o similari, lui invece andava a colpo sicuro su quelle che sarebbero salite. Ecco, sei da anni, lei per cercare sei di anni capire... per peneditale. Ho in collegamento telefonico, vado a salutare il senatore Andrea Augello del gruppo Idea per cercare di capire perché questa intercettazione che risale al 2015 viene fuori soltanto ora. Ben trovato. Salve, buonasera. Presuppongo che venga fuori ora perché Vegas è venuto in audizione e ci ha raccontato che nel corso del suo mandato c'erano state una serie di vicende, tra l'altro anche questa. Quindi fondamentalmente quello che oggi viene fuori credo che sia più che altro il testo della telefonata, perché la storia era nota e anche il colloquio con Renzi era noto, e il resto credo che dobbiamo chiedere ai giornalisti della Guardia Giudiziaria. Noi possiamo raccontarci in tutti i modi questa storia, ma c'è un fatto da cui non si scappa, e cioè quella telefonata dimostra che da un colloquio privato un signore che ha un'importante società che investe in titoli e in finanza strutturata, che si chiama Ingegner De Benedetti, ha parlato col Presidente del Consiglio e ha tratto da questa chiacchierata motivo di ispirazione per un'iniziativa speculativa. Ora, questo, se accade negli Stati Uniti, viene sanzionato a prescindere, perché il Presidente del Consiglio ovviamente non dovrebbe intrattenere alcun tipo di conversazione su materie che stanno per essere oggetto di un decreto con persone che hanno interessi evidenti nell'utilizzare informazioni più o meno riservate o privilegiate. Chiaro. E questo è quello che è successo, ed è particolarmente irritante che sia accaduto mentre contemporaneamente miliardi di euro di onesti padri di famiglia andavano in fumo per i crack delle popolari. Ora, e su questo noi dovremmo discutere, no? Cioè, che sistema abbiamo che ci garantisce per il futuro che non si ripetano episodi di questo genere? Oggi possiamo solo criticarle sul piano dell'opportunità, perché le autorità competenti ci dicono che non sono in grado di perseguirle sul piano amministrativo e penale. Ma allora dobbiamo cambiare le regole, però, perché così non mi pare che sia il caso di proseguire. Ecco, no? Che penso fosse al centro anche del lavoro della commissione d'inchiesta. Borghi Aquilini, velocemente, perché abbiamo Augello, una pausa. Mi perdoni, io le regole non le cambierei. Io mi aspetto e mi attendo che il GUP respinga la richiesta di archiviazione e proceda contro De Benedetti e contro Renzi, perché la legge è chiarissima. Se uno ha voglia, così adesso internet ce l'hanno tutti, andatevi a vedere articolo 184 del testo unico della finanza. E poi il reato di insider trading è un po' come quello di corruzione, non c'è solo uno che è colpevole parimenti sia chi acquista e vende compie le operazioni per conto proprio, sia chi comunica tali informazioni ad altri al di fuori del mandato esercizio. Quindi sono parimenti colpevoli Renzi e De Benedetti sulla base di questa trascrizione di telefonata. Io le regole però ci sono, perché la legge è questa. Io più di così non saprei come definirlo. Il senatore faceva poi un discorso più ampio a livello di sistema bancario. Mi auguro che il gruppo proceda, ecco, perché se no altrimenti veramente... Le plusvalenze su quelle speculazioni, lo ha detto Vegas, sono state di 10 milioni di euro, e la trascrizione della telefonata, sono stato in Banca d'Italia, hanno detto che è ancora tutto aperto, però cioè qui la certezza da queste intercettazioni pubblicate ieri da Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera, la certezza della speculazione a colpo sicuro in borsa. Ecco, allora, Lamuti, ha ragione chi ha detto prima. Lei che cosa spera che succeda adesso? Quello che ha detto prima a Borghi Aquilini, cioè che il GIP, il GUP, si rifiuti di archiviare, anche perché c'è anche un'altra, cioè qui davvero non vorrei ritornare al porto delle nebbie della Procura di Roma, della storia di questo paese. Quando è uscita la notizia il 14 dicembre che, insomma, Vegas in commissione banche, sai che cosa ha detto la Procura di Roma?
Con riferimento alle notizie diffuse dalle agenzie di stampa concernente le dichiarazioni rese dalla Commissione Banca dal presidente Vegas, si precisa che la Procura di Roma non ha istruito alcun procedimento a carico di Matteo Renzi e Carlo De Benedetti. Carta canta. Allora la giustizia non può essere per i ladri di polli mandarli in galera, gli speculatori e i potenti, perché hanno Repubblica e un impero economico farla franca. Non è possibile. Che hanno perso 500.000 famiglie che non hanno più nulla, mentre De Benedetti, residente in Svizzera, sciala e ha avuto 600 milioni di euro dal Monte dei Paschi di Siena che non ha, che non ha restituito. Senso, è una delle cause dell'azzeramento, chiaro. Questo signore è una delle cause dell'azzeramento del risparmiatore. Sicuramente Borghi Aquilini, Nappi ha parlato di cambiare le regole deleterie, voi parlate addirittura di abolire la legge Fornero, il centrodestra troverà un accordo su questo punto? Ma in realtà, allora io ero ovviamente uno di quelli che stava al tavolo del programma dove verranno fuori sperabilmente i punti d'accordo. In realtà ci sono dei malintesi, azzerare la legge è un prerequisito, perché significa semplicemente costruire qualcosa di nuovo e qualcosa di fatto meglio, qualcosa di più sostenibile. Non è tanto questione di dire la tengo ma modifico alcune cose, no? Perché e questo, quei famosi 350 miliardi che sono si sono stati sentiti, no? Così, quella è una delle fake news forse, della ragioneria dello Stato, che forse più grande. Sembra che sia il buco che lascerebbe l'abolizione della legge Fornero da qui al 2060, giusto? Allora, innanzitutto già il fatto che a 2060, il fatto che io faccia suicidare un pensionato adesso per andare a raccontare a un marziano nel 2060 che ho risparmiato, forse non è un gran affare, ma soprattutto se uno guarda bene cosa sono i valori, ne faccio un esempio stupido, dentro la legge Fornero ci sono stati degli anni di deindicizzazione delle pensioni, significa che le pensioni normalmente aumentano con l'inflazione, invece sono state bloccate, quindi adesso abbiamo che tutti i pensionati, invece di avere una pensione pari a 11 perché avrebbero recuperato l'inflazione, ce l'hanno pari a 10. Questo fatto... In parte è successo anche con gli stipendi. Eh beh, certo, è così. Questo è stato fatto da Monti, Fornero. I risultati sono visti, perché se io prendo... Se io prendo, quando uno dice cosa costa... sono soldi che non sono entrati nell'economia e ci hanno fatto calare. Però questo è già successo. Se io da oggi ricomincio regolarmente a indicizzare tutto, in ogni caso il punto di partenza è sempre più basso. Quel valore della deindicizzazione valeva 6 miliardi. 6 miliardi all'anno per da qui al 2050. Quindi voi capite che già soltanto quello che semplicemente se io ricominciassi a reindicizzare da questo conto famigerato, certo, dei 300 ne tolgo 200. Questo è il motivo che ma nessuno perde Borghi niente. Aquilini, del perché questo è un dato che secondo lei lascia un po' il tempo che trova. Sicuramente ma ci troveremo pensione... sicuramente d'accordo, ma anche al tavolo si era d'accordo che si dice si fa tabula rasa e si costruisce una cosa nuova. Non è che si fa tabula rasa per tornare esattamente come, certo, si era si prima. Riscrive. Cioè, si fa una cosa più degna rispetto a quella che è stata fatta. Grazie Claudio Borghi Aquilini per essere stato con noi oggi.